È stata inaugurata questa mattina a Bari presso la Fiera del Levante la quinta edizione di Agri Levante, la biennale internazionale della meccanica e tecnologie in campo agricolo, che chiuderà i battenti domenica prossima 15 ottobre. A tagliare il nastro, oltre all'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia Leonardo Di Gioia, anche il commissario straordinario della Fiera del Levante Antonella Bisceglia, il presidente della Camera di Commercio Bari, Alessandro Ambrosi, e l'amministratore delegato di Federuna Coma, società di servizi organizzatrice della manifestazione insieme con la Fiera del Levante, Massimo Goldoni. Oltre 300 aziende espositrici provenienti da 21 paesi su uno spazio espositivo di 55.000 metri quadrati sono i numeri della quinta edizione della rassegna biennale Agri Levante 2017. Numerose le delegazioni estere provenienti da 40 paesi per una manifestazione che rappresenta il punto di riferimento per gli operatori agricoli nazionali ed esteri che esprimono una domanda crescente di meccanizzazione. Grandi numeri che confermano quanto per noi era un obiettivo raggiungibile. Siamo anche quest'anno in presenza di un record rispetto a quello che era l'edizione precedente. Abbiamo quasi 60.000 metri quadri di esposizione, dove tutti quanti i nostri espositori mettono in mostra i loro prodotti. Abbiamo ancora più espositori, sono cresciuti sia quelli italiani che quelli stranieri. Abbiamo ancora più delegazioni estere, con l'ausilio dell'ICE e del Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo organizzato degli incontri B2B tra gli operatori stranieri e i nostri operatori con un calendario fittissimo che porterà al termine della manifestazione ad aver realizzato più di 4.000 incontri B2B, che ovviamente creano opportunità, creano possibilità per questi paesi e per i nostri operatori. È pari al 31,1% l'incremento in Puglia delle vendite di macchine agricole nel periodo gennaio-settembre 2017, 1.269 macchine immatricolate, un dato che triplica quello nazionale, pari al 9,7%. Questi dati dimostrano quanto sia dinamico il nostro sistema imprenditoriale agricolo, con un fabbisogno di crescita e innovazione che si traduce nell'esigenza di acquisto di mezzi più moderni ed efficienti, che consentano produzioni sostenibili economicamente e da un punto di vista ambientale. Un fabbisogno dimostrato anche con il primo bando della sottomisura 4.1A del PSR Puglia 2014-2020. Sono, difatti, da una prima ricognizione, circa 3.200 le domande pervenute per un aiuto pubblico richiesto di circa 620 milioni di euro per l'acquisto, tra le altre cose, di macchine agricole e impianti. Credo che la presenza internazionale di tanti stakeholder e tanti anche buyers dimostri quanto questo evento non abbia solo un respiro locale, ma anche nazionale ed internazionale. L'occasione di questa fiera è sicuramente la parte espositiva, dove abbiamo visto la presenza di tutti i marchi più importanti a livello nazionale ed internazionale, ma anche l'occasione per poter spiegare a cosa serve una tecnologia che sia sostenibile da un punto di vista anche ambientale, a raccontare i vantaggi dell'effetto sostitutivo rispetto all'utilizzo del personale in alcune circostanze, ma anche a capire come eticamente queste macchine guidate e condotte da personale specializzato riescano a migliorare la qualità del lavoro stesso. Quindi un evento nel quale ci saranno contrattazioni, ci saranno anche conclusioni di affari circa la vendita delle macchine stesse, ma anche e soprattutto un luogo per innescare un processo culturale che è alla base anche delle dinamiche che la regione agevola e finanzia e che è poi il motivo vero del successo della nostra regione. La possibilità di approvvigionarsi con strumenti che siano calibrati, dimensionati in maniera precisa alle esigenze dei fondi, delle campagne,
non cedere alla tentazione del sovradotarsi di tecnologie inutili, ma valorizzare quelle tecnologie che invece possono dare un apporto importante. Lo fanno in termini di consumo energetico, quindi di carburante, lo si fa in termini di utilizzo dell'acqua, che diventa una maniera intelligente anche per rispettare l'ambiente. Quindi un connubio preciso e perfetto tra l'uomo, la tecnica e questa idea di fondo di un'agricoltura moderna. Non si tratta solo di una rassegna delle strumentazioni meccaniche di ultima generazione in agricoltura, ma è un connubio perfetto nel quale l'esposizione tecnologica si sposa perfettamente con un dibattito culturale che interessa agricoltori, tecnici, amministratori sui temi dell'innovazione, dello sviluppo sostenibile, del consumo dell'acqua, del dissesto idrogeologico connesso alla manutenzione dei terreni. Tutte iniziative, insieme a tante altre in programma, che fanno di questa biennale un punto di riferimento nel panorama nazionale ed internazionale. E quanto ha affermato nel suo intervento l'assessore, ricordando che tutti i temi toccano da vicino il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Puglia. Ogni elemento citato e raccontato in questa biennale è strettamente legato alla strategia del PSR.